Blitz militare di Israele contro la flotta umanitaria diretta a Gaza, uccisi 19 pacifisti, gli israeliani si giustificano, ci hanno sparato. Unanime condanna della comunità internazionale, Hamas minaccia l'intifada, tensione tra Israele e Turchia, ONU subito inchiesta. È cominciata così, una luce nella notte, il profilo di una nave da guerra sull'orizzonte e dalla plancia l'annuncio. Which is under a naval blockade. The Gaza area, coastal region and Gaza harbor are closed. È l'avvertimento, vi state dirigendo verso una zona sottoposta al blocco navale, cambiate rotta verso Israele e lì, dice l'ufficiale, porterete gli aiuti via terra a Gaza, garantisce il governo israeliano. È proseguita così, lance d'assalto con a bordo i commandos all'arrembaggio sulla Mar di Marmara, si impossessano della poppa, intanto dagli elicotteri si calano sul ponte più alto per prendere il controllo del timone ed è qui che, oltre alle telecamere, incontrano una resistenza attiva, spranghe, coltelli, forse anche qualche sparuto colpo d'arma da fuoco. L'ordine, dicono ora i responsabili militari, era di sparare solo se in pericolo di vita e lo hanno fatto. Sotto coperta arrivano i corpi, feriti, morti. L'altoparlante invita i passeggeri a restare nelle cabine, ma non sembra un invito a cui hanno risposto in molti. L'azione pacifista di portare aiuti a Gaza è finita così. I pacifisti indossati i giubbotti di salvataggio si aggirano sulle navi e l'unico dato certo di questa notte assurda è la morte di 19 persone. La flottiglia della libertà, ormai scortata dalla flotta militare israeliana, verso il porto di Ashdod, mentre le immagini che avete visto trasmesse via satellite e le loro testimonianze fanno il giro del mondo. Vediamo che cosa succede in questi momenti per le ultime notizie in diretta da Gerusalemme, il nostro corrispondente Filippo Landi. Filippo. Sì, il porto di Ashdod è zona militare, è diventato chiuso anche ai giornalisti e proprio qui possiamo vedere le immagini riprese da lontano. E le tre navi della flottiglia dei pacifisti, le tre navi della flottiglia dei pacifisti sono dirette e arriveranno nel pomeriggio. Qui vediamo insieme le immagini della conferenza stampa del vice ministro degli esteri Halon, che ha detto insieme poco dopo al ministro della difesa Baraka, la flottiglia dei pacifisti era di per sé una provocazione politica e abbiamo risposto agli attacchi nei confronti dei nostri soldati. Una spiegazione che lascia alcune non spiegazioni, per esempio dalla Turchia è giunta la notizia che i doganieri turchi avevano severamente perquisito sia le persone che le navi, impedendo l'ingresso di armi. E qui sono le manifestazioni, ne abbiamo viste prima a Calandia, qui alla periferia di Gerusalemme, poi ancora a Gaza, poi ancora a Ramallah, manifestazioni che in qualche modo hanno unito i palestinesi sia di Hamas sia di Fatah. Adesso si attende altre... Scusate la concitazione della situazione, quindi avevo dimenticato di chiudere il telefono, che purtroppo è anche una fonte vitale di informazioni. Dicevamo un'ultima cosa, adesso si attende la reazione degli arabi israeliani, perché all'interno della nave è stato ferito uno dei loro leader, lo sceicco Saleh, che però non sembra in pericolo di vita. Soprattutto nel nord di Israele, ad Haifa, già si segnalano scontri all'interno della università tra studenti e poliziotti. Per il momento è tutto, a voi la linea. E ci sono dure reazioni della comunità internazionale, in particolare sentite cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ci sarà anche un'indagine delle Nazioni Unite su quanto accaduto. Sentiamo Alessandra Bortoloni. È ancora notte ad Istanbul quando davanti al consolato israeliano si radunano migliaia di persone. La notizia dell'attacco alla flottiglia della pace è appena arrivata. La Turchia, ufficiosamente a capo della missione umanitaria, è il paese ad aver pagato il più alto tributo di sangue. Le bandiere palestinesi sventolano nella notte. L'ultima operazione israeliana, fa sapere subito Ankara, è una palese violazione delle leggi internazionali che avrà conseguenze irreparabili.
La levata di scudi internazionale è unanime, dal mondo arabo all'Europa non c'è rappresentante di governo o d'organismo che non abbia pronunciato queste parole. Massacro, orrore, crimine, uso inaccettabile della forza. Nulla giustifica una tale violenza, dicono tutti, il messaggio appare chiaro, Israele non vuole la pace. 3 giorni di lutto decretati nei territori dall'autorità nazionale palestinese, laddove, non solo, già si moltiplicano le manifestazioni di protesta. Quelle indette da Hamas, che chiede una mobilitazione mondiale, una sorta di intifada davanti a tutte le ambasciate israeliane nel mondo e ovunque si possa far sentire la voce del popolo palestinese. Si chiede l'intervento del Consiglio di sicurezza dell'ONU, si chiede che i responsabili vengano puniti. Lo stesso Ban Ki-moon si è detto scioccato. Questa non era una missione militare, ha tuonato il leader della Lega Araba Musa, si è trattato di un crimine contro un'operazione umanitaria, la Lega si riunirà al Cairo domani per adottare una linea comune. Convocati un po' ovunque gli ambasciatori israeliani, in Turchia, Grecia, Spagna, Germania, Svezia, ognuno di questi paesi aveva almeno un suo pacifista a bordo delle navi attaccate. L'Unione Europea si riunirà questo pomeriggio a Bruxelles. L'alto rappresentante per la politica estera, Catherine Ashton, ha espresso profondo dolore per le vittime e chiesto che sia garantito il libero flusso di aiuti umanitari verso Gaza. A bordo di una delle navi ci sono anche 5 italiani. La Farnesina fa sapere che sono illesi, però non si riesce a comunicare con loro. Valeria Collevecchio. Queste persone sono state sequestrate, sono sparite praticamente e non si sa niente. È preoccupato il marito di Angela. Nessuna notizia, niente di niente. Di lei e degli altri 4 italiani a bordo di una delle navi dirette a Gaza, nessuno sa nulla da ore. L'ultima volta l'abbiamo sentita sul satellitare alle 2 di questa notte, dove lei diceva che la nave dove lei si trovava, la nave 8000, veniva intercettata dalla marina israeliana. In apprensione anche gli organizzatori del gruppo italiano. I nostri 5 italiani sono Angela Lano, Giuseppe Fallisi, Manolo Lubichini, Emanuele Zani e Karake Muin. E tutti i 5 passeggeri si trovano a bordo della nave. In questi momenti stanno dirigendo questa flotta verso il porto di Ashdod. 3 reporter, un cantante e un palestinese cittadino italiano erano sulla nave per portare aiuti a Gaza. La loro nave si chiama 8000, come il numero di palestinesi nelle carceri israeliane. Loro sapevano che c'era l'embargo, attendevano una reazione del genere? Ma credo che una reazione a questo livello non se l'aspettava nessuno. Ma il fatto che le navi siano state dirottate con la forza verso un porto israeliano lontano dagli occhi anche dei giornalisti israeliani ci fa pensare al peggio.